Mister Butti, 2-1, terzo posto, anche quest'anno l'Atalanta si è confermata, insomma. Speravamo un po' meglio noi però, però devo dire che abbiamo fatto un buon torneo, abbiamo fatto questa finale terzo e quarto posto, che eravamo ridotti con 12 giocatori, alla fine non potevo neanche più fare i cambi perché non avevo uomini disponibili. Però i ragazzi hanno dato il massimo, hanno disputato un buon torneo, quindi questo c'è da essere soddisfatti. A livello organizzativo, come vi siete trovati qua a San Giorgio della Reichimbella? Ma io già la seconda volta che vengo a questo torneo e devo dire che è un torneo organizzato benissimo da Oscar Fornasiere e da tutti i suoi collaboratori, anzi colgo l'occasione per ringraziare tutti quei volontari che si sono adoperati, Marco e Ale, i nostri due accompagnatori che non ci hanno mai fatto mancare niente, anzi qualsiasi problema avevamo si cercavano sempre di risolverlo, quindi un complimenti a tutta l'organizzazione. Grazie. Mister, insomma 2-1, quasi quasi ci credevate insomma a questo terzo posto? Sì, è stata una partita giocata un po' sotto ritmo da tutte e due le squadre, ma la differenza l'ha fatta un po' i due pali che abbiamo preso noi, i gol che hanno fatto loro, insomma. È una partita equilibrata. E come dico, l'importante era la sesta partita, perché l'importante era che nessuno si facesse male. A questo punto del torneo, ecco, è andata bene così, i ragazzi hanno fatto un buon torneo, si sono impegnati, abbiamo sbagliato qualche gol di troppo, ma insomma in questa fase dell'annata è ancora giustificabile. Ecco, per il resto tutto bene, il torneo è stato ottimo, direi, sia per la nostra prestazione, sia per il livello delle squadre, per cui una bella esperienza. A livello organizzativo, come vi siete trovati qua a San Giorgio della Reichimbella? Oh, molto bene, io ero già stato e il torneo è un ottimo torneo, organizzato benissimo, i campi belli, per cui tutto bene, insomma, assolutamente un'esperienza positiva da ripetere se possibile. Grazie.